Eccoci online, come state? Vediamo, diamo un attimo di tempo alle notifiche, diamo tempo alle notifiche che ci sono bei ragionamenti questa sera, molto rapidi, ma vediamo di darli man mano che vi collegate. Ok. Allora, benvenuti, benvenuti, già vi vedo collegati in un po', aspettate che tolgo anche l'audio. Vi volevo parlare un po' dell'andamento dei ricorsi, vediamo se sono riuscito a togliere, ecco. Perfetto, allora oggi sapete che ci sono stati un po' di, come dire, esiti temporanei, cautelari del Consiglio di Stato, esiti, come dire, incoraggianti da un punto di vista tecnico, anche se c'è qualche cosa di non ben compreso rispetto a quello che sta succedendo. E ve ne parlo velocemente perché appunto vado a riaprire alcuni dei cautelari che sono stati inseriti. Ciao Valentina. Mettete un like intanto al video così si aiuta la propagazione, magari i colleghi che ne hanno interesse lo trovano prima. Allora, praticamente. Ok, internet connection is not fast enough. Allora, metto un attimino a posto anche la connessione internet, che così vediamo di renderla un pochettino più buona e valida, perché ho la fibra 1 giga, mi stava probabilmente prendendo wifi e mi ha detto che mi calava la qualità dello streaming. Bene, dovreste sentirmi e vedermi in teoria, per cui non credo ci siano problemi. Allora, ci sono diverse sentenze, adesso ve ne condivido magari una, così la possiamo andare a vedere direttamente assieme. E qua, track. Allora, proviamo a condividere, ecco lo schermo, così vediamo questa prima sentenza. Allora, praticamente una di queste sono ovviamente provvedimenti cautelari che insomma mettono i nomi vari, tanto sono sul sito, sono su internet, potete vedere. E sono tutte uguali sostanzialmente. Visto l'articolo, visto, 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 ritenuto la clausola impugnativa, il famoso articolo 19,12 della legge finanziaria del 2001, la 448, che è quell'articolo che dice che il corsista iscritto a MMG non può fare SSM a meno che non si licenzi prima di farlo, cosa insensata, mai applicata dal 2001 in poi. E nelle more, vedete cosa dice, nelle more della necessaria verifica, qua guardate, nelle more della necessaria verifica in sede di merito dei profili di dedotta incostituzionalità della disposizione richiamata nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quindi gli interessi del Ministero, dei ricorrenti, eccetera, eccetera, assume rilievo preminente la necessità di garantire lo stato di prosecuzione della procedura in questione, quindi di far andare avanti, no, la graduatoria, il concorso, eccetera. E quindi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglie l'appello per effetto della riforma appellata, accogliendo l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Quindi questa è una cosa che si può fondamentalmente comprendere con, bene, siccome bisogna che questa graduatoria esca, andiamo avanti e fate veloci, TAR, a emettere la sentenza di merito. Cioè non possiamo ragionare evidentemente solo sui cautelari, io la interpreto così. Ma pur tuttavia, avendo letto questa sentenza fatta così, insomma, scusate, questa sentenza, questa ordinanza dovrebbe essere tecnicamente, infatti è un'ordinanza sul piano tecnico. Pur avendo questo tipo di impostazione, sembrerebbe che molti dei corsisti, cioè dei vincitori de di concorso, nel senso che sono stati, hanno passato i vari punteggi, eccetera, e dovrebbero essere in graduatoria, si siano visti questa sera scrivere non in graduatoria. E adesso bisognerà ancora approfondire, eccetera, eccetera, però pare che insomma è evidente la volontà di un pugno de ferro, no? Del MIUR nel cercare di buttare fuori questi colleghi. Così come c'è stata una inopportuna, a mio avviso, presa di posizione di altri colleghi della graduatoria, che hanno detto no, anch'io ho l'interesse che questi siano esclusi perché ovviamente mi aumentano i concorrenti rispetto ai posti di specialità, no? Quindi in questa solita guerra tra poveri fondamentalmente. Ebbene, fermo restando che secondo me, come opinione personale, il primo punto in questione è che quella legge,
Se e domani magari se avrò un attimo di tempo, perché sto lavorando come un matto, non riesco ad avere neanche un minuto per piangere. Se come penso, quella norma non è in realtà più applicabile, perché nel 2001 non c'era questa tipologia di concorso, c'era un concorso completamente diverso. E quindi quando si fa riferimento alle specialità riconosciute dall'Unione Europea, si fa riferimento alle specialità che sono nell'allegato della 368, e invece in questo concorso ci sono tutte le specialità italiane, tra cui quelle automaticamente riconosciute e quelle non automaticamente riconosciute, perché sapete che uno dei criteri di riconoscimento automatico è la presenza di quella specializzazione in almeno 5 paesi. E mi sembra che per esempio medicina termale, così come igiene, credo igiene o un'altra branca della medicina di servizio, non siano identiche, così come per esempio anestesia, che dalle altre parti è separata in molti paesi da rianimazione terapia intensiva, no? Per cui questi sono problemi che creano delle necessità di allineamento. Se per esempio l'anestesista di un altro paese viene in Italia, deve fare l'anno di completamento, eccetera, eccetera, per cui non sono automaticamente riconosciute dall'Unione Europea. Ciò si detto, ciò si fatto. Il punto qual è? Che se andiamo a tirare ancora la corda in questo senso, e io purtroppo ho sentito in questo periodo corsisti, ricorsisti dire appunto, soprattutto medici contro medici, cioè persone che hanno fatto ricorso cercando di buttare fuori i colleghi. E guarda caso poi tra queste persone, ricostruendo un pochettino i nominativi, no, negli elenchi che sono pubblicati sul sito della giustizia amministrativa, vieni a scoprire che alcuni di questi sono già titolari di una borsa di specializzazione e che ovviamente sono quelli che, avendo avuto il posto di una specializzazione di cui non gliene frega niente, ma l'hanno accettata comunque, chiedono di poi modificare, variare, no, il loro luogo di inserimento, per cui rifanno il concorso per prendere fondamentalmente un'altra borsa. Bene, ma io non so se queste persone si rendono conto che qualora il loro ricorso dovesse prevedere l'esclusione dell'iscritto MMG su SSM nel giudizio di merito, cosa che io non credo avverrà, ma se dovesse avvenire, il ricorso successivo è quello che dirà che c'è una disparità di trattamento, perché chi è iscritto a MMG viene buttato fuori e chi è iscritto già a una borsa di specialità è buttato fuori. Perché ricordiamoci che il Ministero dell'Istruzione, nelle memorie che si leggono, e lo Stato in generale, l'Avvocatura dello Stato, ha detto che quella norma era nella finanziaria perché bisognava risparmiare risorse pubbliche, cosa che non ha un senso, perché il tema è: se tu dici che devo risparmiare risorse pubbliche e poi mi stai dicendo che devi buttare, se la persona che vuole effettivamente realmente partecipare a SSM deve buttare via la borsa MMG ancora prima di sapere se è entrato in una scuola di specialità, quindi bruciandola comunque quella risorsa, voi mi dovete spiegare dov'è la ratio e dov'è la logica. Quindi già questo è un controsenso. Il secondo controsenso è che un corsista MMG ha una borsa da 11.603 euro lordi l'anno per 3 anni. Il borsista SSM, che invece cambia scuola, ha una borsa da 22.525, insomma quello che è l'anno, quindi più del doppio. Quindi il fatto di bloccare MMG, ma non bloccare chi è iscritto al primo, al secondo, al terzo anno di SSM, e rispetto alla possibilità di rifare il concorso per entrare in un'altra branca, comporta una disparità di trattamento che poi alla fine, ragazzi, siamo molto chiari, la gente chiederà l'annullamento del concorso, perché è una disparità di trattamento che viola palesemente il principio di uguaglianza. Cioè, che senso ha che tu dici a corsista MMG che non può partecipare e a specializzando del primo, secondo, terzo anno che invece lui può? Cioè, annullano il concorso, cioè chiederanno che il tribunale graduatoria, bruci tutto e fine, perché poi alla fine il risultato, il rischio concreto e reale, se si va in quella strada lì, tirando la corda in quella strada lì, cercando di escludere le persone, è quella, perché comunque già la Corte, qua il Consiglio di Stato ti dice: ma attenzione che intanto dobbiamo aspettare il vaglio di costituzionalità di quella norma, e vi vorrei ricordare così vagamente che nella 368 c'è un lungo elenco di norme che sono state abrogate per sentenza della Corte Costituzionale, alcune proprio in quell'articolo tanto citato, no? Quindi bisogna essere un attimino attenti, perché poi alla fine, se tu crei una disparità così grossa, per cui due persone, entrambe iscritte a corsi di formazione post laurea in medicina, una la fai partecipare e quell'altra la blocchi,
Visto che ti sei giustificato con l'idea di risparmiare la risorsa pubblica, cioè quello che brucia la borsa da 5 anni, da 22.500 l'anno, può farlo. Quello che brucerebbe, ipoteticamente, la borsa da 11.000 per 3 anni, allora quello va bene. Cioè capite che non ha un senso questa cosa. È molto pericoloso come principio, per cui è ovvio che se dovesse accadere una roba del genere, boom, cioè giubbotte che alla fine ti salta tutto il concorso. Fermo restando che apro un altro tipo di riflessione, ragionamento, poi non lo so se lo condividete, ma insomma... Nel mezzo di un casino pandemico come quello che stiamo vivendo con la seconda ondata che sta arrivando, ma cioè, secondo voi è plausibile, è credibile che si muovano 14.000 persone per la penisola da una parte all'altra con le regioni bloccate, con le cose bloccate, quando queste persone nella gran parte dei casi sono impegnate nelle USCA, sono impegnate nella continuità assistenziale, sono impegnate nei servizi di emergenza, sono impegnate nella medicina generale? A me sembra che... questa cosa qua rischi di diventare veramente un casino nel casino. Chiara, cosa dici? Forse questo 2020 passerà alla storia, oltre che per il corona, anche per l'anno in cui l'Italia ha riformato la formazione medica. Beh, questo è possibile, perché se per caso dovesse essere fatto saltare per aria veramente tutto il concorso, la graduatoria e gli scorrimenti per sentenza, dopo che c'è stato questo tentativo di mantenere un sistema demenziale col concorso nazionale e di imbutare tutta la gente, diciamola così, solo dentro scuole universitarie che oggi non sanno dove mettere gli specializzandi, perché io continuo a parlare con colleghi universitari che sono all'interno delle scuole, eccetera, che dicono: ma io quest'anno avevo una capienza di 6 posti, me ne mandano 17 al primo anno, io non so dove metterli, cioè devo fare i banchi a Castello, non so neanche che cosa fargli fare durante la settimana. Cioè adesso ovviamente col Covid, per carità, ce n'è, ma voglio dire, diventa una situazione abbastanza imbarazzante. Quindi non so se commentatemi qualcosa, ditemi qualcosa, perché io credo che la visione sostanzialmente sulla quale porre molta 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 attenzione sia questa. Attenzione a non tirare troppo la corda. Anche il ministero, tentando questa continua, no, guerra insensata contro una categoria peraltro minoritaria, servirebbero contratti di formazione annuali, dice Alessandro, presso ospedali periferici non universitari, con esame annuale, sessione di lezioni, alcuni periodi sì, che è una, cioè è una visione un po' così di formazione lavoro. Sì, condivido Alessandro, sarebbe proprio una delle parti, insomma, da fare. Però il tema è, attenzione ragazzi, che medici contro medici per questa cosa qua. Soprattutto io mi chiedo, che cervello possono avere dei colleghi che, iscritti magari al primo o al secondo anno di una specialità, ricorrono contro quello che è iscritto al primo o al secondo anno di MMG? Cioè non ti viene il dubbio che possa succedere un casino, che ci sia una cosa chiamata disparità di trattamento che va a violare un principio costituzionale di eguaglianza? Cioè, guardate ragazzi, che è una roba che bisogna pensarci prima di fare un ricorso di questo genere. Io mi chiedo, vediamo cosa dice Chiara, e i corsisti MMG fermi in attesa che hanno inizi 2019-2022. No, ma è iniziato. Beh, è iniziato, non vedi quanti bellissimi corsi vengono fatti? Vediamo Giuseppe... Annullamento del concorso, cosa rara ma pur sempre possibile, e poi ricorsi su ricorsi per l'annullamento. No, io credo più che altro che non sia tanto una questione di ricorsi su ricorsi per l'annullamento, perché tanto se a un certo punto viene dichiarato un pandemonio così, cioè c'è sempre, quello è un rischio, perché voglio dire, non credo che sia uno scenario, spero che non si verifichi, ma è un rischio. Però sicuramente le richieste danni al ministero dopo a chi ha fatto quel bando che ha reso, credo che siano quasi, come dire, obbligatorie. Vediamo che cosa dice Alessandro. E comunque può anche capitare che uno per motivi di salute possa decidere di cambiare scuola verso una meno impegnativa fisicamente, considerato il monte ore. Proibire il passaggio da una scuola all'altra, beh certo, ma infatti è che in questo paese purtroppo c'è un problema col concetto della libertà individuale degli altri. Cioè l'idea di voler violare, come dire, la prerogativa che può avere una qualunque persona di tentare quello che voleva fare nella vita, anche se per il momento ha fatto MMG, oppure come in questo caso che tu facevi per motivi di salute passa da una scuola all'altra, non ha assolutamente senso. Cioè bisogna che le persone si mettano nell'ordine di idee che non è che puoi litigare coi colleghi per colpa di un sistema che è demenziale, devi cambiare il sistema, cioè la lotta devi fare per cambiare il sistema, non per rimanerci intrappolato dentro, per come la vedo io.
E poi gli specializzandi possono partecipare al concorso MMG senza dimettersi, creando ulteriore disparità tra le due categorie. Esatto, Giacomo, è proprio così. E infatti è per questo che dico, se uno vuole proseguire su questo tenore, cioè alla fine uno fa venire giù tutto. E io devo essere sincero, credo che sia anche ora. Cioè, se proprio non ci fosse altra alternativa, va là che cogli l'occasione e fine alla trasmissione. Alessandro dice: perché considerare ad esempio un anno fatto MMG come equivalente a una frequenza di 6 mesi almeno in medicina interna e snellire i passaggi senza bruciare? Guarda, io su questo sono più che concorde, ma non basandolo sui tempi. I tempi vogliono dire poco. Io lo baserei più che altro sulle competenze e sulle skill. Io credo che noi possiamo definire gastroenterologo, geriatra, medico di emergenza, medico di medicina generale, un professionista che ha acquisito un'esperienza certamente in termini temporali che possiamo quantificare, ma comunque con delle skill, con delle competenze specifiche sotto. Per cui se tu metti un libretto elettronico delle competenze, che è quello che io avevo proposto nella riforma organica delle norme sulla specializzazione, quindi un core curriculum di competenze che fondamentalmente oggi in buona parte per le specialità sono già definite, no? Dai regolamenti didattici e comunque dai documenti ministeriali di ogni singola scuola, li trovate gli ordinamenti, andate sul sito del MIUR, li googolate, li trovate, ci sono scuola per scuola che cosa devi aver fatto. Poi dentro ci sono delle cose demenziali, ci sono, devi aver fatto 80 pericardiocentesi, non le fai perché non ci sono 80 pazienti a cui fare la pericardiocentesi in quel tempo lì, non le puoi fare. Allora quando vengono fuori i libretti dove c'è scritto che hai fatto 80 pericardiocentesi, sì sì, tutto fatto, tutto firmato, vuol dire che hai fatto un falso in quella dichiarazione. Vediamo cosa dice Francesco. Roberto, secondo te a questo punto cosa farà il MIUR? Pubblica la graduatoria o aspetta il TAR? Allora, io onestamente ho l'impressione, Francesco, che verrà pubblicata la graduatoria, verranno esclusi dalla graduatoria forzatamente, anche se questa sentenza del Consiglio di Stato, questa ordinanza del Consiglio di Stato non ha detto così, per come la leggo io. Secondo me cercheranno a forza di escludere quelli MMG, quindi di tenerli fuori, e poi credo che nel merito sarà molto difficile che vengano esclusi poi dalla sentenza di merito del TAR, quindi alla fine dovranno rientrare. Allora qui ci si chiede, o hanno assegnato tutti, poi quando arriva la sentenza di merito del TAR li devono reinfilare, a quel punto dove le reinfilano? Devono far riscorrere e cambiare città a tutti? Cioè, a me sembra una roba che città e scuola, oppure se no li infilano dove vogliono loro, perché a quel punto più o meno guardi il punteggio, dici più o meno tu potevi prendere questo, questo, quest'altro, però a quel punto violi comunque, no, quel requisito lì. Cioè, secondo me, come la gira ormai è un puttanaio, quindi certo che questo permetterebbe ad esempio di passare da una specialità all'altra senza ripartire da zero e bruciare risorse. Ma certo, ma tra l'altro lo prevede la direttiva europea, cioè il riconoscimento dei percorsi di specializzazione già fatti è previsto dalla normativa europea. È in Italia che non si fa, perché la direttiva europea è fatta benissimo. Se voi la andate a leggere, andate su Eurolex, direttiva 36/2005 CE. Se la leggete, ma dovete leggerla con l'occhio giuridico, non solo con l'occhio medico di chi fa una lettura così, vedete che c'è tutto. È flessibile, è logica, non mette, cioè tutti i problemi ce li siamo messi noi. La direttiva europea è recepita in Italia, articolo 20 della 368, dice che la formazione non è solo universitaria, dice che la puoi fare nelle aziende ospedaliere, dice che puoi fare in altri enti autorizzati dallo Stato, e noi nell'articolo 20 della 368 l'abbiamo scritto che si può fare anche nelle aziende ospedaliere oltre che negli atenei. Secondo voi è stato dato poi attuazione a tutto quello che c'era scritto lì? No, perché qualcuno voleva tenerli tutti all'interno del sistema universitario. Vediamo cosa dice Leonora. Sono 12 anni che faccio sostituzione pediatrica e ho incarichi ASL, ma non c'è verso di avere alcun riconoscimento. Ho chiesto di fare la specialità anche senza borsa. Scusa, mi si è cancellato perché ho messo dopo 10 secondi, mi toglie pensa. Quindi i famosi camici grigi potrebbero essere senza lavoro, soprattutto in questo periodo. Ma guarda Eleonora, in realtà una cosa tu la potresti fare, perché con tutti questi incarichi, e ti dico che noi l'abbiamo fatta, al di là del fatto che col decreto Calabria puoi comunque entrare al corso MMG se hai tutti questi incarichi per più di 24 mesi, e quindi ti invito, i bandi sono aperti adesso, per cui fai domanda se almeno una volta hai avuto l'idoneità al corso MMG per entrarci.
Però, onestamente, richiedere ai sensi della direttiva europea il riconoscimento per la medicina generale, parlo, dell'esperienza professionale, della formazione complementare che tu in questi 12 anni hai fatto, è possibile, lo puoi fare, non è una cosa astrusa. Per cui molti miei colleghi lo si sta facendo, insomma. Cosa dice secondo te la sentenza del TAR di oggi? Oggi non c'era, Luca, nessuna sentenza del TAR, c'era il Consiglio di Stato. Dice fondamentalmente che, vedi qua, accoglie l'appello cautelare e per l'effetto, in riforma dell'appellato ordinanza, quindi in riforma di quello che diceva il TAR, accoglie l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non so se avevate seguito i precedenti, le precedenti dirette, ma vi dicevo che ogni come dire, giudizio di questo tipo amministrativo ha il livello cautelare, cioè la cosa super in fretta per tutelare, no, la persona sull'immediato, e poi passa al giudizio di merito, cioè quello finale. Quindi loro dicono, cioè, bisogna che si dimezzino, si sollecitino enormemente i tempi per avere la sentenza definitiva. Però il problema è, mentre aspetto la sentenza definitiva, i cui termini erano fissati, credo, nella gran parte dei casi a maggio dell'anno prossimo, e quindi probabilmente magari gli chiede di anticiparli di molto, che cosa si fa? Beh, e questo è il problema. Poi Cinzia, l'esclusione MMG è prevista da una legge, questo vuol dire che la legge va dichiarata incostituzionale per mettere in MMG, ci vorranno 3-4 anni. No, Cinzia, non è proprio così, perché quella legge è interpretabile in un altro modo, come è sempre stata interpretata peraltro con pareri dei ministeri in questi anni. Questo è il vero problema, per cui in tutti questi anni dal 2001 in poi è stata interpretata ed è stata applicata in modo diverso, tanto è vero che anche il tribunale stesso lo scriveva in un documento precedente. Poi quella legge, per come ti dicevo, io la trovo francamente inapplicabile, perché nel 2001 c'era un altro sistema concorsuale, non c'era questo, e quindi se segui i video che ho fatto in precedenza vedrai che ci sono degli elementi da, come dire, da approfondire. Eleonora, non mi accettano le sostituzioni pediatriche, ho già chiesto. Beh, poi magari scrivimi in privato, dopo ti spiego alcune cose quando ho tempo, perché se mi scrivete tutti io non ce la posso fare, cioè sono sommerso. Andrea, cosa dice? Ma avendo un imbuto formativo grosso come una casa, perché non valutare anche il curriculum lavorativo per entrare in specialità se sei già lavoratore? Ho un master in medicina d'emergenza fatto a Firenze, faccio automedica di 18 anni, scusa, 118 a 5 anni, ma la mia esperienza vale zero. Beh certo, Andrea, allora anch'io sono al 118, immagino che tu avrai una convenzione di medicina generale, avrai il MET, immagino, spero, e quindi lo farai con convenzione. Ti dico che sono in corso dei procedimenti, diversi procedimenti a livello anche europeo, perché la direttiva europea obbliga gli stati membri a riconoscere la tua esperienza professionale intesa come il lecito esercizio di una professione, ed è lecito perché te l'ha chiaramente dato la ASL, te l'ha data secondo tutta una serie di norme esistenti, e quindi è obbligatorio che te la riconoscano, non facoltativo, e quindi addirittura potresti probabilmente chiedere anche il titolo, se non il diritto acquisito all'esercizio, come è già previsto per i medici che si sono per esempio abilitati prima del 94 e che hanno il diritto acquisito all'esercizio. Anche qua, se hai delle necessità, magari scrivimi se trovo il tempo di rispondere, perché dovrò assumere qualcuno, eccetera. Metti in libera professione non esiste in Italia, non so con chi tu lo faccia, ma non si può fare. Allora, la libera professione convenzionata, cioè la convenzione con la ASL, è una cosa che tu puoi fare, per carità, ma la legge, se tu la vai a leggere, parla che i medici dell'emergenza territoriale hanno due possibilità sole di inquadramento: o da dirigente medico delle varie discipline, medicina, chirurgia, accettazione d'urgenza, anestesia, rianimazione, eccetera eccetera, e quindi come dipendente SSN, e quindi con concorso pubblico per titoli ed esami, oppure l'avviso per soli titoli in caso di determinato. E l'altra possibilità che c'è è nella medicina generale, che era la possibilità originale, che è avere la convenzione da 118, che è per esempio quella con cui lavoro io. Dopodiché qua Francesco dice: se hai fatto 2 anni in CIO in carica di medicina generale con un continuativo, puoi accedere al corso MMG senza borse, mi pare. Sì, si chiama decreto Calabria, è il decreto a cui ho lavorato io con Giulia Grillo nel mio incarico al ministero, ed era uno dei primi punti che doveva prevedere 6.000 persone complessivamente, 2.000 persone all'anno per 3 anni, perché c'erano una quantità infinita, circa oltre 10.000, 10-12.000 persone in servizio senza titoli, quindi senza il corso
corso MMG, di queste molte chiaramente potevano anche essere specializzanti, eccetera, e quindi si stabilì di fare 2000 all'anno per 3 anni, eccetera. Dopodiché, quando cambiò il governo, miracolosamente accade che quei 2000 posti previsti vennero calati a 666, tanto per gradire, no, l'imbuto formativo, per cui, cioè, quello è stato un periodo veramente di... Però oggi questa cosa è un riconoscimento di fatto della tua esperienza professionale, fermo restando che ovviamente se hai esercitato per 2 anni, qui apro e chiudo una parentesi, probabilmente il diritto acquisito a esercitare come pre-94 lo devi avere, perché, come dire, non è che puoi, non è che vai bene solo per fare lo sguattero a tempo determinato e per avere il ruolo, invece no. Vediamo cosa dice. Ci sono aziende che fanno contratti in libera professione per il 118 anche in Emilia Romagna, lo so bene. Noi qui infatti li andammo tutti a impugnare uno per uno, almeno nella mia area non esistono più, si danno solo convenzioni o solo lavoro dipendente, che sono i contratti che servono. Invito tutti i colleghi a non accettare porcherie di contratti, soprattutto per il 118 in libera professione pura, ma avere sempre un rapporto convenzionale con la ASL, avendo acquisito l'attestato di idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, articolo 66, decreto del Presidente della Repubblica 270 del 2000. Quello è un titolo abilitante, tra l'altro, che è anche riconosciuto a livello comunitario, che ti abilita all'emergenza territoriale. Ma la convenzione prevede il versamento dell'ENPAM, prevede l'assicurazione per gli infortuni, prevede, cioè, tutta una serie di cose che servono, oltre che il punteggio chiaramente per la medicina generale. Quindi chi dovesse lavorare fuori da questo tipo di contratti sappia che a norma di legge vigente oggi gli unici due contratti possibili sono convenzione SSN, ACN Medicina Generale o dipendenza, fine. Tutto il resto sono cose così inventate, un po' così. Poi sì, sappiamo, in Italia ognuno si sveglia e si inventa una cosa nuova, per cui io, ragazzi, direi di avervi tediato a sufficienza, ben 26 minuti, speravo di fare una cosa, però vedo che siete in tanti, siete stati interessati, siete 83. Se vi, queste informazioni vi sono state utili, se insomma avete bisogno, scrivetemi, cercherò di rispondere, magari ne organizziamo delle altre. Mettete un like al video, condividetelo, grazie dei commenti e delle interazioni, perché facilitano, ve lo dico per gli algoritmi, no, dei social media. Mettere un like o una reazione facilita poi ai colleghi che hanno più o meno gli stessi interessi la visualizzazione delle informazioni, e questo crea un meccanismo moltiplicativo. Stiamo evitando di dire, ma i colleghi preferiscono la libera a 40 euro rispetto alla convenzione, perché i colleghi sono poco furbi su questo. Dicevo, appunto, il fatto di mettere i like e le interazioni in questi algoritmi facilita la diffusione del video a persone che hanno più o meno gli stessi interessi. Siccome siamo una categoria che più o meno è rimasta nell'oblio totale negli ultimi anni, proprio anche per mancanza di informazioni, o perché qualcuno, come faceva, diceva adesso Chiara, no? Magari il collega preferisce avere quel sistema lì a 40 perché sul momento, oggi, per lui è una cosa più conveniente, però ha una visione veramente di poco lungo termine e soprattutto poco protettiva, tanto è vero che quando poi ci sono i problemi di salute, e vi assicuro ne ho dovuti purtroppo seguire diversi come referente sindacale anche per i medici convenzionati, dopo allora si piange, si piangono, come dire, lacrime amare, per cui tenere quel giusto profilo e rispettare un pochettino i profili contrattuali, stare uniti e gestire è una cosa che è sempre utile. Io vi ringrazio dell'ascolto, grazie dei like e delle condivisioni, e a prestissimo.